immaginazione, facciamo un po' da scout all'interno di questa città, cioè ci scambiamo le informazioni che abbiamo recuperato, andiamo in esplorazione, accogliamo i nostri amici forestieri facendogli vedere questa cosa piuttosto che quest'altra che abbiamo scoperto. Tra l'altro avrete spesso notato come i forestieri si fanno spesso un'immagine molto accattivante di questa città che magari contrasta con la nostra, diciamo, la verità, lamentosa quotidianità, per cui alla fine la città acquista un'anima sua negli occhi di chi la vede, perché anche noi siamo capaci di presentarla in una maniera accattivante. Personalmente io ho un rapporto un po' di debito con Avellino, perché io sono nato ad Avellino, ma non sono di origine avellinese. Mamma e papà si sono conosciuti ad Avellino e lui era di Altavilla. Sono arrivati qua quando avevano 40 anni e non avevano grosse amicizie, per cui diciamo la mia memoria storica riguarda più questi due paesi di cui ho parlato, tra Avellino e Ariano soprattutto, che non Avellino. Poi sono passati diversi anni in cui parte ho fatto come fanno tanti di noi, cioè ho vissuto qua ma senza viverci mentalmente, poi ho lavorato qui per alcuni anni, ho lavorato qui in contesti che non avevano a che fare, che non erano direttamente collegati al territorio, ma poi soprattutto dopo l'apertura della mia attività commerciale ho cominciato a relazionarmi con tanti di voi che invece siete nati e vissuti qui, e le vostre famiglie vivevano qui da generazioni, e ho incominciato a conoscere questo popolo degli Avellinesi di cui adesso mi sento anch'io in qualche modo orgoglioso di far parte. Ho conosciuto i loro rituali, il loro modo di essere, soprattutto la loro memoria, la loro identità, quello che è importante per loro e quello che alla fine ci piace veicolare di questa città. Noi a Avellinesi siamo molto legati a un discorso di passato, di memoria, che poi certe volte è anche un po' trasfigurata. Io ricordo che parlavamo proprio ieri con Pasquale di come ci facesse paura da bambini la salita della fontana dei Tre Cannoni, e io la trovo terrificante, cioè scappavo a quando andavo. Adesso magari ce la ricordiamo con una cosa idilliaca, e proprio qualche ora fa stavo guardando su Facebook delle vecchie foto degli anni 70 e commentavo: ma io me la ricordavo meno cupa la città, forse questo Avellino di 50 anni fa, di 40-50 anni fa, ci sembra forse più bella perché era un po' così, ribellita dai cosi. Fatto sta che adesso ad Avellino bisogna girare come un archeologo, nel senso che tra macerie, cantieri e città che velocemente proprio nelle sue funzionalità e che magari molto spesso non ne trova di quelle che vorrete, bisogna muoversi parlando con le persone anziane o con quelli che ti raccontano per caso una cosa e allora tu la scopri, oppure decodificando certi segnali disordinati che possono essere i graffiti urbani, quello che è rimasto inciso sui muri, a testimoniare delle storie moniche, che poi sono le oscure storie di muri di questa città, che la nostra non è chiaramente una storia gloriosa, né maggiore o almeno per alcuni secoli, però ci porta a spassi nel tempo per delle cose particolarissime. Questi video che adesso vi farò vedere sono dei brevi video per una durata ci troverete le cose più varie, cioè ci troverete una fontana del XII secolo, la fontana romana del XII secolo, la fontana di Romualdo di Sant'Antonio Abate, che è un patrimonio archeologico importante di questa città. Ci troverete i ragazzi che protestano per il corso, ci troverete i fontanoni di San Cirillo, i graffiti di San Tommaso, insomma tutto un mondo della pace, tutto un curri di cose che poi magari ci divertiamo ad identificare dopo che le abbiamo viste, che fa sì ci trovate il cimitero monumentale nostro, che magari degli itinerari non sono esattamente quelli che tu faresti o proporresti a un
artista, che però secondo me fotografano un po' l'anima di questa città per come è nelle sue situazioni più che per i suoi monumenti. Perché questo è quello che alla fine mi piace portare, cioè l'aria, l'atmosfera del posto dove non si riesce a comunicare se non parlando, ma che si può provare a fissare sul video. Questa è la pubblica nascosta, prima di guardarcela e poi di parlare, se mi piace dico altre cose, meglio di me e di come possa farlo io. Noi avremo presto un appuntamento anche qua dell'estate, il 3 luglio, per presentare la proprio specificamente la tappa del tour estate di Venezia, che fa tappa da Venezia. Quindi il 25 luglio saremo con quelle guide ufficiali, che ovviamente non sono io, per mostrarvi la città, se vi fa piacere, come si può portare a vedere, e ve ne avremo avvicinato questo impedimento qui alla prima stagione. E da ultimo vi do personalmente anche un altro appuntamento, il 5 agosto, il 25 agosto, per farvi vedere un altro mio progetto a cui tengo molto, negli ultimi mesi, e la realizzazione di un documentario che questa volta non parla di Avellino, ma parla di Virginia. Il documentario si chiama Virginia Sogna ed è una sorta di scommessa sul futuro della nostra terra. Ci sono le storie incrociate di cinque personaggi che hanno una visione dell'Virginia, alcuni stanno anche qua questa sera, e per me non è casuale perché poi li attraverso se stessi. C'è un ferroviere in pensione che cammina sui binari e grazie a questo suo impegno alla ferrovia ha una chance di rinascita. Ci sono dei briganti preventari filoprotonici che portano avanti un discorso di autonomia culturale meridionale, che si oppone al potere istituzionale nazionale. C'è un attivista trasversale che lotta contro la politica istituzionale per l'autonomia e l'autogoverno delle comunità. C'è una band pagana che si ispira a un medioevo, a contatto con la natura, a un'estetica medievale che è fatta di bellezza e di musica. E c'è un mistico della montagna che trasmette un territorio che è vergine e contaminato con quello del Far West. Questi cinque personaggi che animano il sogno dell'Irpina tutti insieme fanno sì che noi possiamo avere una speranza di un futuro per noi che si rivolge al passato come leggenda, ma che in realtà vuole combattere un futuro nero, quello che si profila all'orizzonte con l'oltraggio, il territorio perpetrato e purtroppo forse da perpetrare con violazioni, prodotti selvaggi, patologiche senza criterio né misura, e che sono praticamente tutte le minacce che possono cancellare questo fragile equilibrio di questa terra fuori dal tempo, che ci vuol poco a spazzare via, perché voglio dire, perché non è una cosa importante, perché nelle dinamiche del mondo che va avanti non siamo importanti se non per la nostra vita che ci riguarda personalmente e collettivamente e che vogliamo sia salva dal degrado e dall'oblio. Questo è il mio sogno, non parliamo di questo stasera, parleremo qui là, però mi faceva piacere dare una piccola anteprima, perché questo è un altro argomento secondo me che ci tocca direttamente, il nostro futuro in quanto provincia, in quanto territorio. Vabbè, andiamo a vederci i video di Avellino Nascosta, dopodiché ne parliamo.